Allora, vediamo un attimo. Adesso c'è un successivo passaggio, quindi il primo passaggio è quello di andare a raccogliere nei campi. Secondo è raccogliere solo quello di cui abbiamo bisogno, senza raccogliere cose che sono in più, perché ne avremo poi un uso non considerato. E raccogliere solo quello di cui siamo certi della sua edibilità, quindi solo se lo conosciamo veramente. In luoghi possibilmente non troppo frequentati anche da animali domestici, quindi gatti, cani, ma anche topi e cose del genere, o perlomeno se abbiamo il dubbio, risciacquare molto abbondantemente, magari fare anche un lavaggio col bicarbonato e poi risciacquare. Il primo appunto passaggio quindi è quello sul terreno e eventualmente lasciare giù proprio anche la terra o dei ramoscelli che vengono su involontariamente e così via. Poi abbiamo visto pulirli, quindi togliere le parti dei gambi rispetto a quello che poi utilizzeremo, sciacquare una prima sciacquata abbondante proprio perché le parti più basse a volte sono a contatto con la terra. E un ultimo altro passaggio, un ultimo, si può fare ancora altri passaggi, però un altro passaggio, diciamo così, per avere una maggior sicurezza sul lavaggio. L'acqua, appunto, viene quasi sempre per me raccolta e riutilizzata poi per bagnare il giardino. Ecco perché preferisco fare questi lavori all'aperto, perché ho questo sistema di recupero dell'acqua, mentre a casa purtroppo mi andrebbe nella fogna e non riuscirei a utilizzarla diversamente o potrei fare qualche sistema, ma sarebbe più complicato. L'ultimo passaggio prima di decidere quindi come, cioè meglio, di tritare quello che vorrei utilizzare è cosa ne uso, cosa ne faccio di questa erba. Allora, in questo caso particolare, allora, dove ci sono i fiorellini e le foglie più tenere, le tengo perché possono essere mangiate in insalata. Naturalmente non mangerò in insalata un'infinità di questa erba, si chiama aliara, sa di aglio. Ne mangerò una quantità, quindi ne terrò una parte che può essere utilizzata fresca, considerata una volta lavata, durerà un paio di giorni in frigorifero, non di più, quindi quello è la prima parte. L'altra parte andrò praticamente a triturarla tutta e creare un pesto. Non andrò a condirlo con ingredienti particolari, perché poi appunto questo pesto lo potrò utilizzare per diverse cose, da mettere insieme ad alcune preparazioni per dare questo sentore di aglio, oppure per condire magari una preparazione. Un altro modo per utilizzarla è proprio le foglie, così come sono, da mettere nei minestroni, nelle zuppe. Sicuramente un ingrediente valido e che dà un buon sapore alla nostra preparazione. Dicevo prima, sa di aglio, ma in forma veramente, veramente delicata. Oh, adesso non mi resta che lavorare. Questo è un altro punto che volevo approfondire. Perché dici, sì, ho capito, vai a raccogliere le erbe, è gratuito, però a questo punto dici, con tutto il lavoro che ci fai, te lo vai a comprare il pesto all'aglio. In realtà no, perché il lavoro all'aperto per me è inteso come un momento dedicato a quello che faccio, è un essere presente in quello che sto facendo. E mi regala una soddisfazione e un senso di appartenere a questo tempo e a questo luogo in maniera totale. Mi garantisce il fatto di vivere come parte di questo mondo, di questa natura e il fatto di scegliere consapevolmente cosa mangiare, che è in questa stagione, che è ciò che la natura ci offre, mi dà la possibilità di nutrire anche me stessa e in forma secondaria va anche a condizionare la mia mente rendendola più serena, più libera e più gioiosa. Questo è parte del lavoro dell'autoproduzione che magari non tutti comprendono, ma è veramente una forma d'amore nei confronti prima per se stessi e poi per chi magari eventualmente si va a preparare. La forma di avere il prodotto, diciamo così, gratuito è sì, anche quello un introito, una condizione favorevole, però il lavoro da metterci dietro è tanto, ma non lo sostituirei con nulla, cioè è un vero piacere potermi permettere di fare questo.
Qualcuno l'altro giorno mi chiedeva: ma come sei abbronzata? Ma sei truccata o sei proprio abbronzata? E dico: ma guarda, sì, no, non sono truccata, mi trucco molto raramente. Ho al momento un bel colore e ah sì, già è vero, t'ho visto, tu sei sempre fuori, fai sempre cose all'aperto, fai tante cose. E sì, è vero, ma è una scelta questo, cioè. Perché dovrei stare chiusa in casa quando ho la possibilità di stare fuori? Perché dovrei stare in un posto quando ho la possibilità di andare in un altro? E le possibilità le si devono creare, non vengono da sole. Il fatto di andare a raccogliere queste cose, di stare fuori all'aperto, come oggi, che sì, è una bella giornata di sole, ma c'è anche un'arietta un po' così, e accetto che c'è l'arietta e vado fuori. Potrei stare in casa a ripararmi, magari con riscaldamento e non avere freddo, ma non avrei tutto questo. E per me è impossibile fare questo tipo di confronto. È proprio un cambiamento e questo ancora di più mi fa fare il cambiamento, perché rendermi conto, osservare il tempo che passa, le stagioni che cambiano, al di là del non ci sono più le stagioni, ma il tempo si muove, la natura cambia, i paesaggi cambiano, tutto è in movimento, tutto è instabile, e questo ci permette di capire anche che la nostra vita stessa è instabile. Ciò che io sto facendo adesso, lo sto facendo adesso, non è detto che fra un mese, fra 10 anni potrò fare la stessa cosa che sto facendo adesso, ma è questo il mio momento, è questo che sto facendo adesso. Ed essere qui oggi, in questo momento, mi dà la possibilità di essere presente, di sentirmi viva, di sentirmi parte di questo movimento. Mi dà anche una buona percezione di sicurezza, perché se c'è qualcosa che non sta andando bene, ho la sicurezza, ho la certezza che questo è un momento. Questo momento passerà, passerà magari per un momento ancora più brutto, più difficoltoso, magari per uno più bello, ma non sarà così sempre, cambierà. E questo capire che le cose cambiano, quando poi ancora meglio vuoi tu che queste cose cambino, ti attivi in ogni modo, non puoi stare solo semplicemente ad aspettare che le cose cambino, devi volerle cambiare, devi voler andare verso quello che ti fa star bene. E questo è quello che veramente, secondo me, è la chiave di svolta per vivere in maniera più tranquilla, più serena, più in salute in questo tempo in cui tutto ciò che facciamo, che ci viene indicativamente o cioè, involontariamente o, come si può dire, non dico inculcato, ma reso indispensabile, in realtà ci obbliga a fare qualcosa che magari noi non vogliamo fare e questo ci crea disagio, ci crea stress. No, non cambierei mai questo stato di consapevolezza che ho raggiunto. E mi auguro di arrivare ancora molto più avanti e vi invito a provare, come sempre, come tutti i miei video, io lo faccio non per farmi vedere, come dice una signora che ho trovato pochi giorni fa in un altro video, straniera, svedese, vive oggi in Norvegia, ha scelto di andare a vivere in Norvegia per cambiare il suo modo di vivere, per poter stare meglio, perché ha una situazione simile alla mia di salute. E la cosa bellissima che dice questa signora è: io faccio nel modo e nel tempo in cui posso, con i miei tempi, con le mie pause. È difficile vivere con me. Questa frase mi è piaciuta tantissimo quando l'ha detto: è difficile vivere con me perché devo io imparare a vivere con me, con questa situazione e modificarmi di volta in volta a seconda della situazione reale del momento. Quindi è un continuo movimento. Però è vero anche che noi diciamo è anche per noi difficile vivere come vivono gli altri, proprio perché ogni stimolo eccessivo può essere fonte di dolore, di stress, di acutizzazione dei sintomi. Quindi quando si dice chi ha la salute ha tutto, è veramente la cosa più importante, forse non ha tutto, ma ha molto. E per il resto io vado avanti. Un abbraccio grande e
andate a fare una passeggiata, andate a stare nel qui e ora. Vi chiedo come sempre un like se il video vi è piaciuto, mettete una condivisione con gli amici per far crescere il mio canale e soprattutto crescere per me vuol dire riuscire a dare a qualcuno l'opportunità di provare a sperimentare questa consapevolezza. Io non ci guadagno nulla veramente, ma è importante per me pensare che ci sia qualcuno dall'altra parte che può iniziare a cambiare il proprio stato e iniziare a stare bene. E sarebbe una gioia immensa immaginare che questo possa accadere. Vi ringrazio ancora, un bacione da Laura. Ed eccoci al lavoro terminato. Allora, qui ho una piccola parte da mettere nelle insalatine. Qua ne ho una parte che faccio praticamente essiccare, asciugare, anzi lo farò asciugare, poi lo congelo, tritato come un po' il prezzemolo. Qui sono le foglie che andrò a mettere in una zuppa o in un minestrone. E qui ho fatto due contenitori da mettere in congelatore e uno da tenere in frigorifero. Sono coperti fino all'orlo, si vede un pochino qua, di olio di oliva in questo caso, per permettere una miglior conservazione. Un piccolino mazzetto l'ho messo come fiorellino e per qualche giorno darà vita a questo bellissimo vasetto. Inoltre è possibile consumare anche le foglie così, perché ho messo l'acqua, quindi vivrà ancora per un po'. Qui abbiamo lavato tutto, il secchio ormai è pieno e da quest'altra parte ho rimesso a asciugare lo strofinaccio che avevo utilizzato e in questa sacchetta ho messo anche qua del prezzemolo, scusate, del prezzemolo, dell'aliara tritata come fosse prezzemolo che vado a fare essiccare. Questa allora, una volta che sarà completamente asciutta in questa retina, andrò a toglierlo e metterlo invece in un barattolo di vetro sottovuoto, così avrò veramente per moltissimo tempo tutto questo prodotto e il lavoro di oggi sarà veramente un oggetto di gratitudine per il prossimo futuro. Alla prossima e ancora buon lavoro a tutti!